Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono sempre Gloria. Oggi la vostra Gloria è tornata su questi schermi di YouTube perché in realtà devo provare un po' di cose nuove, dato che su Instagram mi avete richiesto di farvi vedere il fondotinta di Fenty Beauty, soprattutto tra tutto quello che vi ho mostrato era quello più richiesto. E quindi ho deciso di registrarvi il video su questo fondotinta. Io l'ho provato solamente una volta da quando l'ho ricevuto, non mi è dispiaciuto il risultato, ma mentre lo proviamo insieme vi dico le mie. Questo è il nuovissimo Ease Drop di Fenty Beauty e questa è la tonalità 1, in teoria dovrebbe essere la più chiara. E ho notato durante l'applicazione che è molto molto sottile. Mi aspettavo un fondotinta così da Fenty, onestamente, perché visti i precedenti non mi aspettavo per niente un fondotinta pesante e allo stesso tempo anche corposo come texture, ma sempre di questa texture leggera, appunto. Quindi io ho già fatto skincare, mi manca solo da aggiungere i patch agli occhi perché, come vedete, ho delle occhiaie neri, cioè non è che ho delle occhiaie nerissime, in realtà è la mia pelle che è troppo bianca, poi con questa luce sparata aiuto. I patch che vado ad applicare sono questi qua di Patchology e mi fa ridere ogni volta che lo dico, Patchology. Come state? Spero tutto bene. Io finalmente sono con contentissima di avere la mia cameretta, la mia casa a posto, perché non ho più lo studio, cioè ce l'ho sempre, sempre giù, però non lo voglio più utilizzare, infatti ho portato tutto su. Io li amo questi qua, mi idratano un sacco. L'unica cosa che mi fa arrabbiare è che mi scivolano, perché io sono praticamente dritta qua, quindi mi vanno direttamente giù. Applico il patch un po' più su perché ho notato che questa parte degli occhi si sta seccando moltissimo. Io non so se sono i miei anni che iniziano a farsi sentire, però vi giuro che con il correttore e con fondotinta, cipria e tutto quanto, devo iniziare a smettere di mettere troppa cipria in questa zona. Per le sopracciglia mi stavo trovando strabene con la brow pen di Anastasia Beverly Hills, vi giuro l'ho finita, ma mi è arrivata questa qua che è la Bomb Brows di Huda Beauty, mi sta piacendo, la mina è finissima. Dalla parte abbiamo lo scovolino, appunto, la mina è finissima, come potete vedere, proprio piccola, 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 però scrive nonostante sia dura e io non amo le mine troppo morbide, neanche quelle che non scrivono, cioè onestamente, creare una via di mezzo, ragazzi. E questa infatti ci riesce proprio bene e simula proprio l'effetto del pelo, quindi riesco proprio a disegnarlo bene. Tra l'altro è fabbricata in Giappone. Wow! Questa qua è la Seven Black Brow con il Brow Freeze di Sephora, che è questo matitone praticamente con della cera all'interno. Io semplicemente vado a mettere la cera così alla buona e poi con lo scovolino, quello di Huda Beauty incorporato, vado a pettinarle e poi inizio a disegnare. Parte finale non la vado ad abbassare troppo perché ultimamente mi piace alzarla un po' di più, mi piace liftare l'occhio. Mi spalmo tutto questo bel siero. Ora applico la Cooling Water di Milk, che mi sta piacendo tantissimo da diversi mesi. Se volete, tra l'altro, questa qua, se ce l'avete, tenetela in frigo perché vi darà ancora di più un effetto sfiammante, the puffing. Applico prima un pochino di correttore, ma proprio un pochino di correttore, il Born This Way, questo qua è il numero. Non lo so perché non c'è il numero. Applico il correttore semplicemente perché veramente ho delle occhiaie troppo nere. Se vado ad applicare il fondotinta, che è molto più chiaro, me le vado ad accentuare. Quindi adesso con questo qua, un po' più aranciato, prima le camuffo, le annullo leggermente e poi continuo con il correttore dopo il fondotinta. Però prima voglio darmi una base perché sennò così mi faccio anche un po' paura. Poi mi spavento, vado a cercare su Google come mai i miei occhi sono così scuri e esce che sono già morta da mesi. O vado su Yahoo, no, non posso più andare su Yahoo Answer perché pace all'anima sua. Siamo arrivati al dunque, applichiamo il fondotinta, prima lo agitiamo per bene e voglio provare ad applicarlo da una parte col pennello e dall'altra parte con la spugna. È molto fluido, come vedete. E lo applico da questo lato col pennello. Infatti col pennello risulta molto più coprente. Come vedete è leggero, cioè non è uno di quei fondotinta pesanti che sentite. Cioè a me sembra di non aver applicato niente. L'unica pecca è che io sono piena di discromie, piena di cicatrici d'acne, con la pelle soprattutto qua molto molto più sottile, quindi mi evidenzia anche il contorno occhi e non riesco a trovare il fondotinta perfetto, con la pelle di adesso soprattutto. E comunque ne sto applicando tantissimo perché tutta la parte che ho applicato e dovevo abbassarmi per tutto il viso, in realtà la sto usando per metà perché è molto sottile. Ah, tra l'altro, l'effetto di questo fondotinta dovrebbe essere blur, quindi
un effetto un po' levigante, sfocato, ecco. Non so se riuscite a vedere tutta la pelle, il suo lavoro lo fa. Questo tipo di fondotinta, come quelli di Fenty Beauty soliti che hanno tanto tanto pigmento, non si vanno a uniformare col mio incarnato, ma rimangono in giro. Nonostante io provi comunque a scaldarli, non so se riuscite a vedere questa zona dove ho tutte le imperfezioni che praticamente non si è uniformata al fondotinta. Al di là di questo, procedo con l'applicazione del fondotinta con la spugnetta da quest'altro lato. No, con la spugnetta devo dire che non mi sta piacendo il risultato. Ok, penso che per uniformare il tutto andrò di pennello e poi come ultimo passaggio utilizzerò la spugnetta perché non c'è copertura. Zero. Non sono un amante di questa tipologia di fondi, come vi ho detto prima. Come effetto levigante ci siamo, cioè io allo specchio mi vedo la pelle più levigata, però non c'è copertura, cioè non c'è quella copertura che mi aspetto da un fondotinta personalmente, perché se mi devo truccare non mi vado, o non metto il fondotinta o ne metto uno che mi copre. Mi sembra solo di sporcare il viso inutilmente, a sto punto non lo metto, capito? Con tutte le imperfezioni che ho sul viso non funziona. L'effetto blur lo vedo, cioè poi vedrò in post produzione nel video come risulta. È molto bianco, ma come vedete io sono molto bianca. Lasciate stare qua che io mi grattugio sempre la gola. Prima di fissare il tutto applico il mio nuovo migliore amico, il liquid blush di NARS Hot in Roof. Va applicato veramente poco prodotto perché è una bomba di pigmento rosso e rosso come mi è uscito. Color mattone, è proprio bello come colore. E lo applico con il culo della spugnetta, veramente poco perché scrive tantissimo, poi si sfuma da Dio, tutto quello che volete, però, cioè guardate, l'ho anche scaricato il prodotto, è super super pigmentato. Guardate come si sfuma bene, io lo amo, uso anche quello che è rimasto sulle labbra per pigmentarle un po'. Ok, fisso questa parte qua e il resto della zona T con la mia cipria di Fenty Lavender. E voilà, questo è l'effetto blur del fondotinta fissato con la sua cipria. Adesso applico sempre la Water Mist, che mi aiuterà a reidratare un attimo il viso, dato che lo abbiamo appena incipriato. Io sono super secca, soprattutto in questa zona. Il vaporizzatore di questa è qualcosa, quel profumo. Inizio il make up occhi con la Big Truffle di Fenty Beauty sempre, questa qua è la Fly Pencil, e vado semplicemente a scurire questa zona qua portando la matita verso l'esterno e verso l'alto, quindi vado già a delineare una specie di eyeliner. Wow, ho perso i pennelli. Invece no. Bianca e cadaverica, ma va bene così. Oggi volevo utilizzare con voi la nuova palettina di Pat, e questa qua è la Divine Rose. Ci sono all'interno quattro colori molto molto belli, molto molto rosa, molto molto tranquilli. Inizio con la parte più scura e con un altro pennello vado a prelevare questo rosa per poi applicarlo su tutto l'occhio. Già che ci sono, collego anche questa parte inferiore e riapplico la matita in questa zona per andare a intensificare ancora di più. Vi giuro che l'ho appena inventato, cioè non c'è stato un pensiero sul come fare il make-up e devo dire che I like it! Un'altra cosa che volevo provare con voi è questo illuminante in crema della RMS Beauty, si chiama Living Luminizer ed è un pottino, come vedete, con l'illuminante in crema che andrò a picchiettare per illuminare e, già che ci sono, anche idratare, perché è molto molto idratante. Come vedete illumina quasi come se fosse un effetto bagnato e non mi dispiace per niente. Come mascara applico il Pillow Talk di Charlotte Tilbury e poi le ciglia finte. Ci vediamo dopo. Mi piace un sacco questo mascara perché ha uno scovolino lunghissimo e riesce a catturare tutte le ciglia in una sola passata e proprio a stirarle in alto. Questa cosa è stra approved, mi piace tantissimo. Per completare il look applico la Lip Liner Ink Duo di Shiseido, questa qua è nella colorazione 12 Espresso, infatti abbiamo da una parte la base per le labbra, che è questa qua, io utilizzo anche questa parte per sfumare la matita che di solito applico prima, infatti da questo lato abbiamo la mina. E poi sfumo, questo mi funge da contouring per le labbra. Come rossetto liquido applico questo qua di Pat, che fa parte sempre della collezione della palette, ed essendo matte mi va a uniformare un po'. Come vedete ho fatto una coda altissima e dato che devo lavare i capelli li ho laccati per bene, poi ho anche la frangia che spara quindi ho dovuto proprio laccarli super bene,
E facendo la coda alta adesso vado a, ad allungare i capelli. Come li allungo, amiche? Semplicemente col pensiero: oh mio Dio, ti prego, fa che i miei capelli crescano. I vostri capelli cresceranno come per magia. Puff. Oh, vedete come sono cresciuti? Oh, sono anche caduti. Beh, l'effetto non può durare per sempre, no? Queste qua sono delle extension a clip. Come vedete ci sono delle clip all'interno per riuscire a infoltire i capelli e ad allungarli allo stesso tempo. Non sono capelli veli, non sono capelli veri, ma sono capelli sintetici, ma fanno la loro porca figura. La mia intenzione era proprio quella di arrotolare questo po' di roba e farci la coda lunghissima. Se l'ho fatta a testa in giù è meglio. Oh mio Dio, wow, wow. Voglio sempre essere così. Come vedete ha nascosto stra bene i miei capelli, sono lunghissimi. Unico, cioè mi servono solo i cerchioni, ho finito, infatti vado a mettere, arrivo. Bene ragazzi, questo è il look finito, spero che il risultato finale vi piaccia. Devo dire che la copertura del fondo con tutto il look completo non mi dispiace. Se fossi stata un po' più leggera sugli occhi probabilmente mi avrebbe dato fastidio il fondotinta. Però non è malaccio, lo consiglio a chi appunto ha una pelle già perfetta e la vuole uniformare per rendere ancora più candida. Per chi ha delle magagnette in viso, magari quando sono piatte in questo modo, cioè io adesso non ho, a parte questo qua, questo brufolino in evidenza, gli altri sono più o meno piatti, cioè ci sono solo le macchie, quindi magari vi consiglio prima di coprire le macchie e poi applicare questo fondotinta se vi piace questo effetto. Non lo so, lo utilizzerò perché è del mio colore finalmente, però vedremo... con il tempo come si comporta, magari riesco a trovare la combo perfetta anche di base. Lascio a voi la parola, fatemi sapere se lo avete provato e che cosa ne pensate e quale fondo per noi pelli secche e soprattutto cadaverine mi consigliate, quali altri prodotti vorreste vedere all'azione. Detto questo, ovviamente se questo video vi è piaciuto e vi sono mancata, lasciate un bel pollice in su. Ricordo come sempre a tutti voi di iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto ed entrare a far parte della Fair Family. Detto questo, io vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video.